È stato un impegno ma premiante proprio per la partecipazione numerosa a questa giornata dedicata proprio come convegno nazionale imprese, aziende N.0. Un po' il titolo quasi in modo un po' sarcastico per questa continuità di evoluzione, ma nello stesso tempo desideriamo anche far comprendere come ci sia un'interconnessione tra le aziende e la formazione e soprattutto come le competenze che possano avere i manager, ma non solo i manager, siano determinanti per il successo di un'azienda, perché al di là di qualsiasi cosa che l'azienda possa produrre, è importante che ci siano sempre le persone in grado di poter mettere in pratica tutto ciò che hanno acquisito attraverso il loro know-how. E allora proprio per questo ci siamo noi formatori di AIFE, che siamo quindi formatori qualificati e che anche nella giornata di oggi abbiamo avuto modo di mostrare attraverso anche tanti nostri clienti che sono stati invitati come relatori ad intervenire in questa convegno nazionale, e poi soprattutto anche l'auspicio di creare sempre più partnership con le associazioni. E oggi abbiamo referenti della Fondazione Bellisario, la Presidente Nazionale di AIDA, che è anche una nostra relatrice, e insomma quello che desideriamo è che AIFE abbia sempre più successo nel mondo della formazione e soprattutto sia il punto di riferimento per tutte le aziende che desiderano dedicare alla formazione uno spazio importante. I ringraziamenti ci tengo proprio a farli a tutto il mio direttivo, perché ciò che abbiamo realizzato oggi è proprio grazie all'impegno profuso da ognuno di noi nel dedicare del tempo che è di volontariato, perché la nostra è proprio un'azione di volontariato, in quanto crediamo fortemente al valore etico della formazione e ci contraddistinguiamo da quelli che invece fanno un po' una formazione tout court. Invece noi siamo preparati, siamo competenti e siamo anche portatori di valore proprio nel mondo della formazione, e un convegno come quello di oggi ne è una chiara dimostrazione. Quindi ringrazio poi naturalmente il San Paolo Formazione che ci ha permesso di avere questa location straordinaria, ringrazio i relatori e le aziende che hanno accettato il nostro invito con piacere, e alcune di loro hanno anche come l'Acqua Lauretana che ci ha fornito le acqua, il Molecola le bottigliette, la New Elfin le biro, insomma c'è stata veramente una collaborazione partecipativa che riflette poi quello che è il concetto della comunicazione generativa. E un ringraziamento anche all'amico Walter Rolfo che con il suo spettacolo ci ha emozionato e soprattutto ha creato delle suggestioni positive in tutti noi. E ricordiamo che Walter Rolfo è anche un ingegnere, oltre che essere un autore televisivo e anche un formatore.